Adesso andiamo in mare perché noi abbiamo, pensate, 8.000 chilometri di costa, le nostre frontiere sono le più esposte, quelle marittime naturalmente. Allora con Gerry Morellini e Katia Barone siamo saliti su sommergibili e navi che ogni giorno pattugliano i nostri confini marittimi. Portaerei, russe, americane, francesi, italiane. Navi lanciamissili, corvette, fregate, cacciatorpedinieri. E poi... Caduto! Prima le donne! Sotto il mare sono tornati gli invisibili sommergibili. Immersione! Immersione! Assumere il ruolo immersione! Immersione! Apri allagamenti! Apro allagamenti! Sale mille metri! Apri 5! Governa con massimo 3 gradi attuamento! Apri 5! Apro 5! Sale mille metri! Sì. Apro 4! Il nostro mare è tornato ad essere una polveriera al centro del mondo. Il suo controllo è la nuova sfida delle intelligence e delle marine di mezzo mondo. Dopo l'11 settembre, il pericolo arrivava dal cielo. Oggi, il nervo scoperto per le sicurezze nazionali è il mare. Quasi tutti i paesi che affacciano sul Mediterraneo della parte occidentale hanno sommergibili, la Spagna, la Francia, l'Italia, tra tutti, Turchia, Grecia, ma anche i paesi del blocco africano, comunque sia, sono dotati di un'arma scura, perciò è importante a quanto pare, visto che tutti se ne sono dotati. Comandante, portello e controportello chiuso, ultimo uomo ad entrare. Ricevuto, grazie. A tutti i locali da CIC siamo a quota 60 metri. Il sommergibile, già il fatto di esistere, è un deterrente strategico fenomenale, perché comunque sia, già il fatto che qualcuno che sta facendo qualcosa di illecito non sa dove sono e non sa cosa posso fare, già quello è un bel deterrente. Comunque pensare possa esserci un sommergibile ma non vederlo è un qualcosa che incute un minimo di rispetto nei confronti di una marina. Poi ovviamente per autodifesa abbiamo i siduri. Durante un'attività a mare sicuro in acque internazionali abbiamo visitato un barcone che si stava trasferendo da una nazione fino alle coste italiane. Lo abbiamo seguito, abbiamo fotografato, siamo più o meno riusciti a identificare le persone che sembravano comandare a bordo di quel barcone e poi alla fine della nostra area di competenza di pattugliamento l'abbiamo passato a nave Bimbelli che era in mare con noi e nave Bimbelli lo ha seguito e poi li ha tratti comunque in salvo identificando la nostra escadrilla. Ok, distanza 14.000 yard. Sì, comandante, la traccia 3 scade a sinistra. Il sommergibile si mette in contatto con una nave della Marina Militare. Via! Dal 12 marzo 2015, con l'aggravarsi della crisi libica, il governo ha schierato un dispositivo aeronavale mai visto prima. 200. Qui transitano mercantili provenienti da tutto il mondo, ma anche pescherecci italiani e libici. E poi ci sono le piattaforme petrolifere, gli obiettivi più sensibili ad attacchi terroristici. E allora salgo a bordo di un elicottero per raggiungere la nave Fasan, che si trova proprio vicino ad una piattaforma petrolifera. Noi ci troviamo proprio in prossimità delle piattaforme di estrazione di energia di gas e petrolio libiche. Le piattaforme sono collegate al campo di estrazione di Mellita, si estrae sia gas che petrolio e da Mellita parte il gasdotto che raggiunge Gela in Sicilia dopo 540 km di gasdotto subacqueo e quindi il gas viene portato direttamente a casa nostra. Tutti i giorni siamo qui presenti con due navi per controllare tutti i mezzi che si avvicinano a queste piattaforme. Potrebbero subire un attacco terroristico da delle fazioni come sentiamo ISIS, Daesh che si trovano in Libia. Se si verificasse un attacco ad una di queste piattaforme il disastro sarebbe incommensurabile.
E il disastro si è evitato per un pelo, quando lo scorso gennaio e prima ancora ad agosto del 2015 i ribelli vicino all'ISIS attaccarono il compound di Mellitah. Da qui passano le rotte delle petroliere fantasma che dalla Libia arrivano in Sicilia. Da qui passano gli interessi nazionali delle nostre aziende di Stato che in questa zona hanno le loro piattaforme più importanti. Ma c'è un altro fronte molto più conosciuto di questa guerra. I profughi. Distanza? 4 miglia e 4. Assumere il ruolo CFM, entrambe le motobarche al bottazzo. A 25 miglia da Tripoli, alle 6.50 del mattino, scatta l'allarme. Abbiamo identificato il contatto come un gommone, non c'è più la stand-off, portiamoci sotto il bersaglio. Comandi, comandante. Maniere per via 100. Prima di avvicinarsi al gommone, l'equipaggio trasmette un messaggio in arabo per tranquillizzare i profughi. Un gommone di circa 10 metri, di una larghezza di 3 metri, con circa 100 persone a bordo. Quindi questo fa capire la precaria stabilità dell'imbarcazione, anche se le condizioni meteomarine sono, diciamo, discrete. Avanti la plancia. È un gommone che normalmente viene omologato per portare 7-8 persone, e come possiamo vedere ce ne sono circa 80-100 a bordo. Oh, fermo! Oh! Hai visto che succede? Ok, stiamo iniziando l'imbarco! Dai, dai, dai! Vieni di qua! Dai! Sono 15 uomini, 16 donne. Salite da seppia! Scattano le prime operazioni di sicurezza e poi le identificazioni. Ogni persona è associata a un numero. Per informazione, c'è una donna che si è sentita male proprio adesso davanti al passeggero. How are you? È stato molto duro il viaggio. Ho vomitato. Mi fa male. Quasi tutti arrivano dall'Africa subsahariana. Alcuni scappano dalla guerra civile, altri dalla miseria. Senegal. Mali. Di siriani ce n'è solo uno, ma ormai i suoi connazionali prendono la via della Grecia e della Macedonia. Mi hanno imprigionato per 10 mesi e continuavano a chiedermi soldi per uscire. Non potevo far altro che fuggire in Italia. Bambini piccoli in balia della guerra e vedevo la mia famiglia e i miei figli. Avevo soltanto sempre lo stesso groppo in gola. Dopo 10 ore di navigazione, ad attenderli a Lampedusa ci sono gli uomini della Guardia Costiera. Grande lavoro quello della Marina Militare.